Prospettive per superare la crisi quali sono? Brevissimamente posso dire, come già ho detto in un'altra analoga occasione, le prospettive sono quelle che noi chiediamo all'ANPI, innanzitutto dopo la disdetta del contratto, di rivedere la propria posizione, in quanto il sistema bancario, essendo un sistema strategico per l'economia del Paese, credo che sia importante ripristinare un rapporto e un dialogo con l'associazione dei banchieri. Le soluzioni che oggi prospetteremo sono tutte da verificare, forse qualcuno ancora da inventare, perché noi chiediamo innanzitutto un confronto aperto a più voce con tutte le forze politiche e sociali, perché ormai siamo a un punto di crisi che non ha bisogno di ulteriori commenti. I dati Istat sono la prova provata che il Paese ha bisogno di interventi forti, vanno potenziate le strutture che devono dare un aiuto alle piccole e medie imprese. Io addirittura oggi nella relazione parlerò di ripristinare la vecchia IRI, l'Istituto della Ricostruzione Industriale, perché attraverso questo istituto noi possiamo garantire investimenti, soprattutto garantire, ci vogliono un po' di soldini per le infrastrutture, è necessario far partire l'economia, dare lavoro, non basta parlare così genericamente della ripresa, ognuno si deve assumere le proprie responsabilità. Vogliamo chiarezza e coerenza nei discorsi. La gente è stanca, c'è un livello di povertà che fa veramente paura. Dobbiamo ragionare in questo tenendo conto dei dati che ci ha dato l'Istat, e da qui bisogna far partire un discorso serio di ripresa produttiva, e quindi partire proprio da un programma, da una programmazione seria per rilanciare la nostra economia, le nostre industrie e fare in modo che veramente il Paese si metta in moto. Nuove proposte, nuove soluzioni da un'associazione di bancari, la più grande in Italia, che intende interpretare i bisogni, le esigenze dei bancari, non soltanto, ma anche un po' della società civile. È un tema del quale invece la controparte cerca uno scontro con la disdetta, alla quale abbiamo risposto chiaramente in modo forte, fermo, ma senza cercare a nostra volta un ulteriore scontro. Siamo convinti che non sono gli scontri, le prese di posizione unilaterali che possono risolvere le crisi del settore, non imputabili certamente agli impiegati. La crisi del settore è imputabile non soltanto alla crisi economica che incide, ma anche a scelte che sono state fatte in livelli di responsabilità ben più grandi del sindacato. Non per questo però il sindacato si chiude, cerca un dialogo, ricerca soluzione, che però non può vedere sempre penalizzati gli impiegati, non può vedere sempre penalizzati la forza lavoro, che è invece la forza appunto che riesce a mandare avanti il sistema bancario con i suoi sacrifici e con il suo desiderio anche di infondere nell'azienda dove vive, nella società civile, una speranza per il futuro. Nuovo ci mette a dura prova. Noi dipendenti siamo tendenzialmente, almeno a prima vista, quelli più svantaggiati. Non è una soluzione facile. E interlocutoria immagino anche questa, sicuramente bisognerà ridurre i costi, e ahimè nelle imprese tutte, quando si parla di riduzione dei costi si parla essenzialmente di manodopera, di risorse umane, per cui credo che ci sia veramente poca alternativa. Io mi auguro semplicemente, e per l'azienda e per noi che abbiamo dato l'anima per tanti anni, per questa azienda ci abbiamo creduto, abbiamo un grande senso di appartenenza. Mi auguro quantomeno che venga risolto in una maniera morbida, in una maniera non fortemente svantaggiosa per noi. Quante sono le percentuali per accedere al fondo unico per questi lavoratori che rischiano? Questo è un grosso punto interrogativo, il punto è proprio questo, cioè noi ci ritroviamo in un contesto in cui è stato anche disdettato il contratto con l'ABI,
e quindi in una fase particolarmente difficile, perché non abbiamo neanche questa sicurezza. Gli ultimi esodati, perché da noi c'è già stata un'ondata di esodo, hanno comunque attinto dal fondo e hanno ottenuto, con la nostra contribuzione, per nostra intendo i dipendenti che sono rimasti al lavoro e che abbiamo dato delle giornate di solidarietà, esattamente 6+1, hanno attinto all'80%, 85%. Oggi la percentuale è veramente un grosso punto interrogativo, dipende dagli accordi, non si sa, il fondo non ha più, sembrerebbe, le possibilità per poter far aderire tanta gente, e questo è un problema molto serio. Non vorrei che anche noi bancari diventiamo come quegli assodati di cui qualcuno si era dimenticato, no? nelle politiche legislative. Ahimè, non si sa, non si conosce, anzi io aspettavo oggi di poter conoscere questa percentuale, o meglio l'idea della percentuale. Le prospettive, la speranza da dove viene oggi? La speranza per i dipendenti o per le banche? Entrambe. Guardi, per i dipendenti io penso che dopo tanti anni il bancario, che è stato virgolettato sempre come un impiegato di serie A, e forse devo dire anche noi proprio del Monte dei Paschi abbiamo ottenuto dei privilegi maggiori rispetto ad altre categorie, oggi rischia più degli altri, perché è come saltare in un buio all'improvviso, però, e quindi non avevamo neanche la possibilità. Le aspettative, io sono molto ottimista per natura, però veramente tantissime non ne vedo, nel senso che forse seguiremo le altre categorie e seguiremo anche quello che è un po' l'accordo e la volontà politica per il nostro settore.